Di Matteo in rappresentanza della UIL provinciale. Grazie all'occasione che ci è stata data, velocissimamente due o tre piccole osservazioni e questioni e domande. Allora, prima di tutto, gli interventi che si susseguono dimostrano quanto ormai il sistema, la crisi che ci sta mangiando ormai da anni, mettono tutti nella stessa linea, perciò sembra quasi, è difficile di capire chi sta parlando, se parla il sindacalista, se chiama il ritardo. Siamo un po' in una situazione in cui tutti dicono le stesse cose e non li ripetiamo perché credo che il ministro le conosca tutte, perché siamo ad elencare le cose. C'è bisogno però di un salto di cultura. Tutti diciamo che non possiamo uscire dalla crisi nella stessa maniera in cui siamo entrati, però bisogna capire come ne usciamo, bisogna capire un attimo quali sono le strategie che chi governa deve mettere in campo, perché io personalmente, che seguo molto le questioni del mondo del lavoro, devo ancora capire bene quali sono le strategie, la strada, le politiche che si fanno. Allora, solo un accenno su cose già state dette. Sulla questione del costo del lavoro, è indubbio che è un problema enorme, perché non tanto perché è un problema dell'Italia, ma l'Italia deve poi, l'imprenditore deve confrontarsi con il mondo. Allora, questo problema non può essere, noi ragioniamo in Europa di finanza, ma dobbiamo ragionare anche del costo del lavoro in termini complessivi. Faccio una battuta, forse non mi viene mai compresa neanche in casa mia, ma se noi non ragioniamo, faccio un esempio, io seguo la questione della sicurezza sui posti di lavoro. I meccanismi che mettiamo in atto in Italia sono importanti, fondamentali, ma sono costosi. Non voglio fare una battuta imitando Brunetta, che l'ha fatta anni fa in maniera brutale, però se in altre parti del mondo queste cose non vengono porti in essere, in un sistema globalizzato come il nostro, con i sistemi di collegamento vicinissimi, non portiamo a casa nulla. C'è bisogno di un sistema che vada oltre l'Italia, un sistema che metta tutti i paesi su regole fondamentali e sostanziali nello stesso binario, altrimenti credo che non usciremo mai dalla crisi. Questa è una, capisco un ragionamento un po' da sogno, però credo che queste siano le cose da fare. E ringrazio. Grazie.